touché. Massimo D'Onofrio, direttore generale di Ortona, siamo venuti a trovarla per commentare un po' la vigilia dell'ultima giornata di regular season. C'è tanta rabbia, soprattutto per quanto è successo a Cuneo qualche settimana fa. Sì, diciamo che c'è molto dispiacere per il fatto che avevamo girato il campionato in un certo modo, ci eravamo posizionati in classifica, diciamo, in una certa tranquillità e oggettivamente pensavamo di essere nei primi quattro con tranquillità. Purtroppo alcuni risultati ci hanno penalizzato e soprattutto, come hai ricordato, Cuneo, dove non ci aspettavamo assolutamente di perdere, insomma, ecco. Adesso Ortona con un piccolo miracolo potrebbe ancora ciuffare il quarto posto, però è chiaro che Prata, vista domenica scorsa ad Ortona, difficilmente può far paura a Cantù. Beh, diciamo che il problema di adesso è che non dipende più solo dal nostro risultato, cioè noi potremo sicuramente vincere, come probabilmente cercheremo di fare e forse anche riusciremo a Roma. Il problema sono le squadre che sono davanti a noi, che dovrebbero entrambe perdere, sia Gioia del Colle che Cantù. Come dicevi, Prata è una squadra discreta, ma sicuramente un Cantù lanciato per il quarto posto, non so, insomma, quante possibilità di andare a perdere fuori casa. E la stessa Gioia che gioca a Castellana Grotte è un risultato che non è così, così scontato, insomma. C'è più rammarico o c'è più anche un po' di rabbia, D'Onofrio? Beh, guarda, è un misto delle due cose. Sicuramente rammarico perché dopo le difficoltà iniziali ci eravamo veramente ritrovati, avevamo trovato anche, diciamo, il giusto equilibrio che ci aveva consentito di arrivare al risultato del terzo posto. E dopodiché comunque possiamo dire che le situazioni, diciamo, di infortuni che hanno continuato a perdurare un po' ci hanno penalizzato, ma credo che non abbiamo scusanti per la partita di Cuneo. Comunque quella era una partita che andava sicuramente vinta, indipendentemente da tutto. Poi c'è anche quel primo set di Cantù con l'infortunio di Lanci, che è partita finita ai vantaggi, 34-32 se non ricordo male, anche quello ha cambiato un po' la stagione. Sicuramente quello è un altro episodio molto importante, forse determinante, perché quel primo set sul 13 pari, l'uscita di Andrea Lanci ha condizionato pesantemente l'esito del set e dell'incontro. Adesso non dovesse riuscire il miracolo all'ultima giornata, come funziona poi il campionato? Ma adesso diciamo che in base alla posizione di classifica, quinti o sesti, andremo a fare i play-out dove concorreranno 16 squadre per ulteriori due posti per rimanere in A2. E poi esiste la possibilità di un ripescaggio che a maggior ragione diventa più concreto nella possibilità qualora riuscissimo a rimanere comunque quinti, perché da quinti dovremmo risultare la migliore delle escluse. Quindi comunque diciamo che non sarà facile trovare questa salvezza con la riforma del campionato, perché su 16 squadre solo due hanno il pass. Sì, non è facile, arrivo a dirti che le possibilità comunque ci sono, perché siamo una squadra che nel momento in cui gioca esprime un certo livello, un livello più che accettabile. È chiaro che nei playoff, quando giochi 2 su 3, conta molto come arrivi fisicamente a quell'incontro, quindi sul brevissimo scontro, diciamo, la situazione anche fisica del momento è determinante. Massimo, manca ancora un po' alla fine della stagione, però un piccolo bilancio proviamo a farlo. Siete un po' al di là degli infortuni delusi da qualche giocatore che doveva dare tanto e alla fine non ha reso per quello che doveva? Ma sicuramente sì, ora l'infortunio purtroppo ha penalizzato molto la prestazione di Dolfo, noi ci aspettavamo tanto, è chiaro che la sfortuna ha voluto un doppio infortunio alla caviglia, alla stessa caviglia, è chiaro che Ludovico non è riuscito a esprimersi per quello che poteva. È normale che in una squadra che contava molto sull'esperienza e la capacità di questo giocatore, la sua assenza si è fatta sentire. Per il resto, qualche altra delusione o sono più le note positive? Ma per il resto direi che la squadra ha cercato di dare il massimo, lo stesso Marx, che è arrivato in condizioni fisiche non eccezionali, poi ha fatto un gran campionato, Ogurcia che ha fatto la sua parte. Il problema è che appunto, insomma, avere sempre comunque una formazione non al completo e dovere comunque cercare sempre di risolvere i piccoli problemi fisici del momento alla lunga penalizza, insomma. L'ultima, Massimo, state già parlando con Lanci, con il presidente, anche per il futuro, programmare un po' la pallavolo Ortona? Ma guarda, noi l'obiettivo è sempre quello comunque di rimanere ad alti livelli come siamo, e quindi certo che per un altro anno ci aspettiamo di riuscire magari
un po' nelle scelte oculate, un po' con una sorte un po' meno avversa, a provare a divertirci più di quello che magari quest'anno siamo riusciti a fare fra alti e bassi. Ma in questo momento ti assicuro che siamo veramente concentrati a pensare di chiudere bene la stagione. Grazie.